Ripensare la sanità non più come un costo, ma come un investimento, rafforzando l'utilizzo della tecnologia per migliorare la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento delle malattie. Con questo obiettivo, l'Osservatorio Welfare della Lewis Business School, in collaborazione con Vita, ha riunito intorno al tavolo istituzioni, università e rappresentanti della società civile per sollecitare un cambio di rotta in ambito sanitario, economico, contabile e di finanza pubblica. Si è tenuto a Villa Blanc, sede della Lewis Business School, il convegno La spesa sanitaria come investimento, gli effetti sulla sostenibilità economica e la riforma delle regole contabili. Al centro il tema delle terapie avanzate, per evidenziarne il ruolo in una prospettiva di sanità pubblica e per analizzare un innovativo approccio metodologico che permetta di contabilizzarne correttamente i costi. La sanità si considera solitamente come spesa corrente. Ci sono invece molte parti della spesa sanitaria, come le terapie geniche di cui discutiamo oggi, ma pensi ai vaccini, che sono in essenza un investimento. Siccome l'Italia ha un problema fondamentale di crescita economica legato al PNR, o noi stimoliamo gli investimenti seriamente, che sono l'unico strumento sia pubblici che privati per far crescere di nuovo il paese, oppure siamo in difficoltà. Il nostro paese ha conosciuto negli ultimi anni, anzi negli ultimi decenni, anni e anni di tagli e di diminuzione dell'investimento sulla sanità. La pandemia ovviamente ci ha dimostrato quanto invece il Servizio Sanitario Nazionale sia alla base delle condizioni di universalità e dei diritti, del diritto alla salute dei cittadini. Pertanto ora è necessario cominciare a reinvestire sulla sanità e da questo punto di vista ci sono tante speranze, diciamo, rappresentate sia dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sia dall'investimento sulla spesa corrente che il Ministro ha assicurato che ci sarà per questo e per i prossimi anni in maniera adeguata alle esigenze e ai bisogni dei cittadini.